Oggi prepariamo i bignè. Gli ingredienti sono questi: 250 g di acqua, 125 di burro, 180 di farina, 2 di sale, 6 di lievito e 6 uova. Adesso prendo l'acqua e il burro, lo faccio bollire, sciogliere tutto sul gas. Adesso l'acqua e il burro bolle. È tutto ben sciolto. Adesso che bolle, metto la farina e metto il sale e mescolo tutto. Io l'ho fatto sul gas direttamente, però si può togliere dalla fiamma e si può fare lentamente. Guardate dentro come fa la crosta dentro. Quando si è formata una bella crosta è cotta, come la polenta. Ecco, la pasta è ben cotta. La metto nella bacinella. Eccola la cottura. Adesso faccio girare la pasta con i bignè, con le uova. Adesso prendo la pasta è bella elastica, bella compatta, non troppo molle né dura. La metto nel sacchetto con la bocchetta. Formo tante palline. Questi sono bignè grossi, poi si possono fare la metà di bignè più piccoli. Adesso mettiamo in forno a 200 gradi, ventilato. Adesso chiudo qualche secondo, appena che si muove apro la porta per far uscire il vapore. Per qualche secondo lascio chiuso. Vedete i bignè che stanno facendo le prime croci? Aprite un momento, così, appena appena, e lasciate cuocere così, leggermente aperta la porta del forno. Questi sono circa 20 minuti di cottura. Ho fatto 15 minuti aperta, leggermente appena appena, poi ho chiuso lo sportello. Ma pochissimo, eh. Ecco, dopo 25 minuti di cottura, questi sono i miei, sono ben leggeri, molto. Si possono
Si possono riempire di crema pasticcera, crema cioccolato, crema allo zabaglione, anche alla panna montata. Si può anche pigne salati con maionese.